Chiunque segue il mondo di Xiaomi Yupin di sicuro avrà già sentito parlare di Wambo e del suo proiettore ultra economico che costa meno di 100 euro ed è chiaramente di tipo portatile. Ebbene, l'azienda nata sotto l'ala protettiva di Xiaomi continua a sfornare prodotti, ma lo fa con un'intenzione, cioè cercare di aumentare la sua qualità pur mantenendo lo stesso rapporto qualità-prezzo. E il Wambo T2 Max è, diciamo, l'esempio più lampante di questa nuova strategia dell'azienda. È un proiettore portatile, l'asticella del prezzo aumenta un pochino, ma parliamo di 20 euro in più ai 100 euro, costa circa 120 euro, in basso trovate il link per il coupon, ed è un proiettore Full HD con un ingresso HDMI ed è animato da Android. Ok, è un proiettore portatile, quindi le sue caratteristiche per quelli più esperti del settore, per quelli abituati a quei proiettori molto più grandi, di certo non saranno eccezionali, però per quanto costa e per quanto è grande è uno dei prodotti che offre di più. Così come tutti i proiettori portatili, il mio consiglio è quello di utilizzarlo con un telo per la proiezione. In questo video vi farò vedere entrambi i prodotti, parleremo del proiettore e parleremo del telo, un telo di Blitzwolf da 100 pollici che si può avvolgere e che costa poco più di 50 euro. Insomma, con meno di 200 euro vi portate a casa proiettore e telo e vi guardate gli europei di calcio come se foste al cinema, ed è tutta un'altra cosa. Insomma, prima di parlare di questi due aggeggini vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciarci tutti i commenti che volete, se vi va un like al video, e non dimenticatevi di iscrivervi a Jeets Deals, il nostro canale di Telegram, nel quale troverete tantissime offerte tech, chiaramente in attesa dei Prime Days che stanno per arrivare. Trovate il link in descrizione. Iniziamo subito dal proiettore. Con i suoi 150x110x140 mm di ingombro ed un peso di 900 grammi, il Wambo T2 Max è tra i proiettori portatili più compatti ed economici del mercato. Tutta la struttura è realizzata totalmente in policarbonato bianco ed è caratterizzata da una grandissima ottica anteriore che è tutta realizzata in vetro. E proprio sotto questa lente è presente una griglia di areazione che troviamo anche nel retro. Chiaramente è una griglia di areazione che servirà per le ventole di raffreddamento che sono integrate nel proiettore e che non sono neanche poi tanto rumorose. Lateralmente sono presenti due speaker da 3 watt di media qualità, mentre superiormente è presente una rotella per la messa a fuoco. Eh sì ragazzi, quindi la messa a fuoco non è automatica ma è manuale, e anche se questa rotella potrebbe sembrare forse un po' troppo leggera, sapete, di bassa qualità, in realtà il meccanismo al suo interno è molto preciso e permette di regolare il punto di messa a fuoco con estrema precisione e probabilmente anche più velocemente rispetto ad un sistema automatico. Le porte sono state posizionate posteriormente e sono composte da un ingresso HDMI, un ingresso USB, l'ingresso per l'alimentatore e l'uscita per le cuffie. Ed è una cosa molto comoda perché, considerando che gli speaker integrati potrebbero non essere in grado di garantire un suono all'altezza, con l'ingresso per il jack da 3,5 mm si potranno connettere facilmente degli speaker esterni, oppure gli speaker esterni si potrebbero connettere tramite il Bluetooth che è integrato e che può essere gestito dal sistema che anima questo dispositivo. Il sistema è Android. Si tratta chiaramente, dato il prezzo, di un proiettore Full HD che nella zona inferiore inoltre ha anche l'ingresso per la tipica vite dei treppiedi, ecco, per capirci, ed è una cosa molto comoda perché in questo modo si potrà fissare il proiettore su qualsiasi treppiedi, perché è un attacco universale, e lo si potrà posizionare o magari anche inclinare a proprio piacimento, rendendo la cosa molto più comoda. Come vi dicevo, le caratteristiche tecniche di questo proiettore non è che fanno gridare al miracolo alle persone che sono abituate ai proiettori grandi, più costosi e sicuramente più luminosi, perché questo dispositivo ha una luminosità di picco di 200 ansi lumen ed è una luminosità che in effetti non è altissima, ma tra le più alte della sua categoria considerando il prezzo. Si tratta chiaramente di un proiettore DLP, l'immagine proiettata può avere una diagonale dai 40 ai 120 pollici e la distanza ottimale di proiezione è compresa tra 1,2 m e 4 m dal telo di proiezione. Buona la qualità dell'immagine proiettata, soprattutto considerando le dimensioni del prezzo di questo dispositivo, anche grazie al suo rapporto di contrasto di 2000:1, nei nostri test abbiamo riscontrato una buona riproduzione della scala dei colori e anche della scala di grigi, anche se una cosa va detta subito. Potrebbe capitare che lungo i bordi dell'immagine, quindi nella parte più esterna dell'immagine, si verifichino delle aberrazioni cromatiche. Aberrazioni cromatiche che possono dipendere da tante cose, possono dipendere dall'inclinazione di proiezione, possono dipendere dalla distanza. Aberrazioni cromatiche che si trovano anche in modelli chiaramente più costosi, l'abbiamo visto per esempio nello Xijimi, ma devo dire la verità, si tratta di un
un problema che è veramente poco influente, perché quando ci si allontana dal telo di proiezione praticamente non si vedono proprio più, se ci si avvicina a pochi centimetri si incominciano a notare, ma ripeto, è una cosa piuttosto comoda, soprattutto considerando che si tratta di un prodotto che costa poco più di 120 euro. E inoltre, se la messa a fuoco è manuale, non si può dire lo stesso dello zoom e della correzione prospettica, perché sono entrambi presenti chiaramente, sono digitali e permettono una correzione massima di 40 gradi e vengono gestiti tramite un'applicazione preinstallata nel sistema operativo che vi ricordo è Android, che tra le altre cose integra anche Netflix, e questo è un particolare da non sottovalutare, del quale però parleremo a breve. Ad ogni modo, la qualità video del OneBot T2 Max è più che buona se paragonata alle sue dimensioni compatte e soprattutto al prezzo di vendita, che non è paragonabile con quella di modelli più grandi, però tra i proiettori portatili economici questo dispositivo si piazza sicuramente nella mia top 3. A bordo poi, l'ho detto 50 volte, c'è Android, e no, non è Android TV, bensì una versione customizzata del sistema operativo di Google dall'azienda. Per darvi un'idea, avete in mente quei set top box Android, quindi non Android TV, che vengono venduti, molti li avete acquistati? Ebbene, l'interfaccia grafica è praticamente quella, si ha la sensazione di utilizzare un tablet che ha qualche applicazione preinstallata dall'azienda, anche se, devo dire la verità, l'interfaccia grafica rimane quella di un tablet, quindi non fraintendetemi, perché tutte le potenzialità di Android ci sono. Quello che secondo me dovrebbe essere un po' migliorato è proprio il sistema di gestione dell'interfaccia grafica, interfaccia grafica che può essere controllata tramite un telecomando che esce in dotazione, è un buon telecomando, sul quale però bisogna avere ben chiare due cose. Uno, esce senza batterie dalla confezione, quindi qualora vogliate acquistare questo dispositivo dovreste già procurarvi due batterie AAA. 2. Integra una funzione di mouse remoto, che è una cosa che secondo me potevano evitare. Sostanzialmente dimenticatevi l'effetto che si ha per esempio su sistemi webOS, che si attiva la modalità, si sposta il mouse e quindi il cursore si sposta. È una modalità che viene gestita tramite i tasti direzionali che sono integrati nel telecomando e che secondo me poteva essere totalmente evitata. Vero è però che la presenza di Android, anche se non è Android TV, apre un mondo di possibilità a questo dispositivo. È presente uno store dal quale scaricare le applicazioni, in effetti non c'è proprio il Play Store, però è un luogo dove si possono scaricare tantissime applicazioni, tra cui anche Netflix. Su questo dispositivo installato c'è già Netflix, ed è una cosa, come vi dicevo, da non sottovalutare, perché non sono tanti i prodotti, soprattutto di provenienza cinese, che garantiscono la possibilità di utilizzare questa applicazione. Ebbene, funziona, si vede bene, ed è una cosa che per esempio sempre su Lux Jimmy Halo, come cavolo si dice questa azienda, vabbè, avete capito, non c'è. Costa molto di più quel proiettore e non dà la possibilità di utilizzare Netflix. È chiaro quindi che con questo dispositivo si possono fare tante cose. Se non vi interessa il calcio, non vi volete vedere i mondiali che potete guardare o tramite una delle applicazioni streaming, magari quella della Rai, o tramite l'ingresso HDMI Full HD, beh, ci potete connettere qualsiasi cosa. Potete connettere una console, per esempio, una console con la quale è possibile giocare con un input lag anche non troppo marcato, quindi è anche comodo poter portarsi dietro questo proiettorino e magari giocare in giardino o dove vi pare. Tramite le impostazioni poi del sistema operativo si possono gestire, diciamo, tutte le funzionalità del proiettore. Come vi dicevo, c'è il controllo dello zoom e della correzione trapezoidale, si può correggere e bilanciare il colore, per esempio, e si può anche attivare la connessione alle reti Wi-Fi, chiaramente a Netflix, quindi sai Netflix di avere la possibilità di connetterti alla rete. Ebbene, si può fare, ma solo su 2 GHz e 4, e con una stabilità di connessione che devo dire non è niente male. Il prezzo di vendita del OneBot T2 Max è di 159,99€, ma tramite il coupon che trovate in descrizione lo potete acquistare a 125,40€, il che non è affatto male, soprattutto considerando che a questo prezzo difficilmente si potrà portare a casa un proiettore con le sue caratteristiche e con un'immagine di questa qualità. Per quanto riguarda il telo, invece, con i suoi 100 pollici di superficie di proiezione, il Blitzwolf BWVS1 è tra i prodotti di questa categoria più economici a garantire una struttura avvolgibile e soprattutto portatile. Si tratta di un telo realizzato in tessuto rivestito in PVC bianco, che è caratterizzato da un rapporto 16 noni ed un peso di 8 kg, che ok, non è leggerissimo, però stiamo parlando di un prodotto piuttosto grande. Sia la struttura del rullo che quella del treppiedi, al quale poi chiaramente andrà collegato, sono realizzate con un alluminio molto molto resistente, ed è altrettanto resistente anche il meccanismo a molla con il quale si potrà avvolgere il telo. La superficie riflettente garantisce inoltre un angolo di
proiezione di 160 gradi e l'installazione è veramente semplicissima. Per montare il telo non bisognerà far altro che aprire il treppiedi, collegare il rullo con un meccanismo a molla che è integrato nel treppiedi, che è veramente molto molto stabile e tra l'altro ne permette anche l'orientamento, e poi quindi aprire il telo e regolare l'altezza che si vuole. Lo strato più superficiale della zona in cui verrà proiettata l'immagine ha una finitura opaca che garantisce un ottimo rapporto di contrasto delle immagini ed un buon livello di riflessione proprio della luce emessa dal proiettore, e sono tutte caratteristiche che rendono questo telo adatto anche ad un utilizzo per esterni. È chiaro però che bisogna considerare due cose. Uno, la dimensione del telo. Quando lo si mette in esterno, essendo un telo molto grande, ci potrebbe essere questo effetto vela, diciamo così. Non è niente di particolare, però quando c'è molto vento è forse meglio fissarne almeno la parte inferiore con dei fermi. Due, sì, si può utilizzare in esterno, ma si può utilizzare in esterno di notte, soprattutto se lo si vuole utilizzare con un proiettore economico che non ha una luminosità di picco eccezionale, e quindi bisognerà tenere ben presente queste due cose. Devo dire, io lo sto utilizzando veramente per giocare con l'Xbox in giardino ed è una cosa molto piacevole. Il prezzo di vendita del Blitzwolf BWVS1 è di $85,99, ma tramite il nostro coupon che trovate sempre in descrizione lo potrete acquistare a €55,40. E adesso ditemi dove trovate un telo di questa qualità, che si avvolge, che è portatile, che garantisce una superficie di produzione di $100 a poco più di €50. E questo è quanto, ragazzi. Questo era il mio kit per vedere le partite dell'Europeo in giardino oppure a casa come al cinema. Fatemi sapere nei commenti chiaramente cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Per qualsiasi informazione chiedetecela nei commenti e noi vi risponderemo. Io sono Dario Colendo e ci vediamo al prossimo video su Jitsu.